Vi portiamo in viaggio, alla scoperta di Marano Lagunare, in provincia di Udine. In questo video, vedremo la riserva Valle Canal Novo e la laguna di Marano. Una navigazione con la motonave Saturno di Geremia, che ci ha accompagnati in questo posto meraviglioso. Siete pronti? Salpiamo le ancore e partiamo. La laguna è la mia casa. Fin da piccolo andavo a pescare con mio papà, come aveva fatto lui, mio nonno, i miei antenati. Per 17 anni ho fatto il pescatore. Questo mi ha permesso di avere un rapporto privilegiato con il mare, ma soprattutto con la laguna. Ho imparato a rispettarla e ad amarla. Sono Adriano Zentilin, il comandante delle motonavi Nuova Saturno e Stella Polare. La mia storia e quella del mio lavoro sono strettamente legate a mio zio Geremia, un grande che nel 69 ha iniziato la sua attività turistica. Generazioni che si tramandano. Una volta da ragazzo sono andato via con lui per dargli una mano. Da subito mi sono innamorato di questa professione. Ho capito che questa era la mia strada. Solo negli anni 90 questo sogno è diventato realtà. Ho lasciato la pesca per questo nuovo lavoro. Anche se faccio fatica a chiamarlo lavoro, la mia è una passione. Bravo Adriano, la tua è una grande passione. Una volta una persona a fine giornata mi ha detto: il tuo lavoro sembra un hobby, e in un certo senso aveva ragione. Mi appassiona portare i turisti alla scoperta della laguna, fare una puntatina fino in mare aperto e poi proseguire verso l'oasi avifaunistica sul fiume Stella. Qui ogni inverno arrivano migliaia di uccelli acquatici dal nord Europa, mentre con l'inizio della primavera altre specie arrivano dall'Africa. Documentari naturalistici come Geo e Geo, Linea Blu, Vivere il Mare sono qui di casa. Durante il tragitto è un piacere poter spiegare ai miei ospiti i segreti della laguna. La natura e gli animali che la popolano racchiudono un fascino unico. E tu, caro Adriano, hai saputo farceli conoscere. È come un viaggio a ritroso nel tempo, ascoltare il canto dei gabbiani, gli usignoli di fiume. A volte spengo i motori e invito le persone a godersi questa pace. Ascoltare in silenzio la brezza che fa vibrare le canne palustre, respirare l'aria salmastra. Il profumo della salsedine e tanti bellissimi gabbiani. Ma torniamo al nostro caro amico Adriano. La tappa fondamentale è qui ai Casoni. Sono tipici rifugi della nostra laguna. Ce ne sono una quarantina e hanno secoli di storia. Vogliamo saperne di più. Sono fatti con la canna palustre e il legno e servivano da abitazione quando ancora i nostri vecchi si spostavano con le barche a remi. Magnifico. Sono costruiti con delle antiche tecniche che si tramandano di generazione in generazione e ancora oggi siamo in grado di preservarli e offrire così ai nostri ospiti una sosta in questo luogo dove il tempo scorre lento e al ritmo della vita sembra rimasto quello di tanti anni fa. Ed è proprio qui che, sospesi tra l'acqua e il cielo,
immersi nel verde della natura, che offriamo un gustoso pranzo, ovviamente a base di buon pesce. Poi la musica, le canzoni popolari, la poesia creano un'atmosfera di allegria e tutto questo ci fa stare bene. Ma il mio dolce pensiero è per te, cantavo. È bello proporre questa esperienza a tutti, proprio a tutti, perché grandi e piccoli apprezzano l'avventura e l'emozione di una giornata in laguna. Infatti i nostri ospiti sono sempre stati molto vari, scolaresche, associazioni di ogni genere, ma anche persone che vogliono festeggiare le loro ricorrenze, anniversari, compleanni, feste di classe e anche matrimoni. Insomma, ogni occasione è buona per far festa. Belle e originali sono le mini crociere a grado al santuario di Barbana, oppure le nostre affascinanti gite serali. Tutto questo è apprezzato anche dagli stranieri, che si godono qui i piaceri della dolce vita italiana. Il porticciolo di Marano Lagunare. Riserva naturale regionale Valle Canal Novo. In quest'area abbiamo visto tantissimi esemplari di uccelli. Facciamo i nostri complimenti alla signora che ci ha accompagnati all'interno della riserva, facendoci da guida. Come dicevo, questo lavoro è una passione e due sono le cose che mi danno le giuste motivazioni. Sicuramente i complimenti delle persone che si manifestano in mille modi, con due righe di ringraziamento, una bottiglia di vino oppure un invito a casa loro, ma soprattutto la mia famiglia. E quando torno a casa la sera trovo il senso di ogni cosa che ho fatto durante la giornata. E poi, questa è la laguna, questa è Marano. Terra di gente semplice, ospitale, gente unica. Questa è la laguna, paradiso in terra, carico di stupor, di magia, poesia e nostalgia. Gioia incarnata, è il forestier, è il vivi in una fiaba. Grazie Adriano per averci accompagnati.